Allora, siamo al presepe vivente di Scigliano, nel borgo antico della frazione di Diano. E siamo alla 15ª edizione del nostro presepe vivente, anzi, per essere precisi, è la 18ª, perché 3 di queste edizioni sono state fatte nei sotterranei del vecchio convento, oggi sede delle suore di clausura. Questa è un'edizione molto particolare, nel senso che il nostro presepe si sta aprendo sempre di più al territorio. Quest'anno abbiamo la presenza di diversi figuranti provenienti da altri paesi, abbiamo figuranti dai paesi del circondario che comunque con la loro esperienza e con il loro entusiasmo stanno animando le nostre postazioni. Il nostro è un presepe fatto su base volontaria e quindi ogni anno ognuno di noi si trova nei fine settimana per lavorare a questo presepe, che si inizia a lavorare i principi di ottobre, e ogni anno riscuote grandissimo successo. La prima serata è stata un grandissimo successo, sono venute persone da tutte le parti della Calabria facendoci grandi complimenti, pubblicando poi delle foto successivamente con dei commenti veramente veramente lusinghieri. Siamo molto orgogliosi di questo e per questo motivo è un forte invito ad andare avanti su quello che stiamo facendo. Allora, il nostro è un presepe che nelle cui ambientazioni troverete delle rappresentazioni fatte con persone che fanno realmente quelli che sono i mestieri di un tempo, perché loro stessi sono custodi di questa grande professionalità. Quindi troverete i mestieri antichi nostri rivisitati in ottica moderna, ritroverete i nostri prodotti tipici che assaggerete preparati con le ricette di un tempo, trovate degli animali che ci vengono comunque, come dire, forniti da aziende agricole locali, e gli animali sono forse la grande attrazione per i bambini. Spesso e volentieri si vedono in TV, noi invece qua li abbiamo dal vero. E poi c'è l'armonia e la bellezza dell'accoglienza tipica dei nostri territori, e questo lo vedrete nella cantina, lo vedete nei vari, passatemi il termine, magazzini, dove voi andate a interagire con i personaggi che vi racconteranno la loro storia e quello che stanno facendo. Allora, quest'anno abbiamo come personaggi principali del presepe Giuseppe e Maria. Allora, come Giuseppe è una rivisitazione di una presenza ormai costante negli anni come volontario, ma anche costante come San Giuseppe, e mi riferisco a Napoleone Chiodo nei ruoli proprio di San Giuseppe. E invece c'è una new entry che negli anni ha sempre partecipato facendo il figurante, però quest'anno, come dire, è stata eletta al ruolo di Madonna, che Anna Chiodo, un bellissimo volto angelico, un volto proprio da Madonna. Ora credo che scambieremo qualche parola con loro, in modo da sentire da loro le loro sensazioni, le loro emozioni e tutto ciò che insomma comporta ad essere gli attori principali di questa bellissima rappresentazione che è il presepe di Scigliano.